messaggi, cioè tentare di usarlo come lettura della società di quello che succede, quello che provo a fare. Quindi lei l'ispirazione la trova? Quello che vedo, magari anche tu potresti finire in un giallo. Ah. Non come vittima. Spero. E poi, aspetta che guardo se ho altre domande che avevamo scritto. Ah, e come mai hai accettato l'invito di venire a presentare Carta Carbone? Beh, un po' perché per me che sono un foresto, avere la possibilità di raccontare Treviso è molto bello. Attraverso l'unica persona che credo che possa raccontare cos'è la città oggi, che è il suo sindaco. Abbiamo preparato un percorso che è articolato in letture di, come dire, trevigiani, autori trevigiani storici come Giovanni Comisso, ma anche non trevigiani che hanno parlato di Treviso come di Novizzati, voi che fate il giornalismo, conoscete bene. E dall'altra parte con un sociologo, Vittorio Filippi, che ha fatto degli interventi video parlando di tre momenti, tre luoghi della città che sono diventati emblema di quello che è successo nella città, e noi ne chiacchiereremo col sindaco, che farà però la parte di Treviso. Siamo nel festival dell'autobiografia, lui oggi è Treviso, quindi per me era entusiasmante, essendo a trovarmi qui dall'altra parte a poter fare delle domande, così per capire dove siamo e dove andiamo. Va bene, grazie mille. Grazie, grazie a voi. Sono un chiacchierone.